Mi sembra importante mettere in evidenza alcune cose che stamattina ho capito ulteriormente, anche se già apparivano sul giornale. Che il tuo progetto di viabilità sia quello di trasformare Viale della Vittoria da una strada in salita a una strada in discesa, perché l'unico modo per chiudere il centro storico di San Terenzo è quello di chiudere all'entrata di San Terenzo, quindi fare via Garibaldi in doppio senso. Non lo dico perché sono bravissima e intelligente, lo dico perché Avendo vissuto in consiglio comunale ed avendo fatto alcune scelte precise. in anni passati, credo di conoscere questo. Non funziona. Credo di conoscere questo territorio abbastanza bene. Sono intervenuta unicamente perché non mi piace passare per quello che tu ci hai detto. Io non ho mai desiderato che San Terenzo fosse il paese dei vecchi. Ora la sono, ma quando sono stata vice sindaco e assessore in consiglio comunale ero anche leggermente più giovane. Si parla ormai di quasi 25 anni fa. Ma non lo sono per natura, perché a 68 anni non sono ancora una che si rilassa rispetto alle cose, che passa le sue giornate seduta, come fanno molti, e Che io rispetto. rispetto. Perché poi bisogna rispettare tutti, ci vuole lo spazio per i pensionati e ci vuole lo spazio per il turismo. Voglio solo precisarti questo, tu hai le tue idee di ZTL e io d'altra parte ti riconosco come sindaco, anche se vorrei ricordarti che sei stato eletto con il 29%, non è che sei stato eletto con l'85%. Quindi questa cosa secondo me La dovresti ogni tanto tenere presente. Perché c'è una grossa parte della popolazione che non è d'accordo sulle scelte che tu hai fatto. Questo non toglie che io ti riconosco di essere il mio sindaco e ti riconosco il diritto di fare le tue scelte. Certo, almeno di non farci dire che poi saremo d'accordo con te, perché quando io perlomeno, insieme ai cittadini, perché le assemblee erano pubbliche, non è che allora contassero i comitati di frazione come è scritto sul giornale e non andassimo mai in assemblea, hai capito Leonardo? Ci andavamo in assemblea, ci andavamo con assemblee forse ancora più numerose di quello di oggi, perché c'era un attaccamento ai nostri paesi che era senz'altro più grande di quello di oggi. Però ti voglio dire che quando abbiamo fatto le scelte della ZTL era per una serie di motivi, cioè tu che conosci bene San Terenzo, io non ci sono nata, ma per me è il mio paese, perché sono 45 anni ormai che abito qua e credo di potermi considerare San Terenzina di adozione. Quando l'abbiamo fatta era perché le code da Lerici a San Terenzo erano proverbiali. Sul Viale della Vittoria c'erano le lenzuola stese fuori, nere perché il traffico era eccessivo, come oggi, eh? perché non è che sia cambiato molto, nemmeno con le ZTL, perché il Viale della Vittoria sopporta ancora un traffico in salita, un semaforo là in cima e quindi tutto quello che sussegue. Ma rispetto alle tue decisioni, Quest'estate, quando hai aperto alle 7 di sera, vorrei dirti che a Lerici io un giorno arrivo e vedo un bel cartello con scritto divieto di accesso in via Roma per viabilità cambiata. Adesso non mi ricordo cosa ci fosse scritto. Io non ho mai visto a San Terenzo un divieto di svolta a sinistra per il Viale della Vittoria e non ho nemmeno visto alla Venere un cartello che indicasse non si va indietro per San Terenzo, ma si va indietro per la salita che porta al parcheggio. Quindi mi sembra che perlomeno si sia dimostrato una scelta diversa, cioè mentre Lerici ha salvaguardato, poi a Lerici si sono arrabbiati per altri motivi perché siccome non riusciamo a controllare il territorio, ma non solo tu, non l'abbiamo difficile controllarlo da parte di tutti, è stato almeno io l'ho vissuta in questo modo anche quando facevo il vice sindaco, perché non è che sei lì tutto il giorno a vedere chi parcheggia e chi non parcheggia. Del resto i santerenzini sono così bravi che anche d'inverno, quando vengono a sedersi ai nostri bar e parcheggiano gli spezzini, non ci mettiamo a chiamare i vigili urbani per dirgli venite a fare la multa. Perché capiamo, perché siamo comprensivi, perché lo vogliamo anche noi il turismo. Certo, vogliamo un turismo che non sia quello dei 2500 parcheggi, quanti ne vuoi fare,
perché San Terenzo è un territorio insieme a Lerici da salvaguardare e io vorrei che anche la Venere Azzurra fosse considerata un territorio da salvaguardare, perché se fai la discesa in Viale della Vittoria e vai lungomare fino al parcheggio della Venere Azzurra, vuol dire che tutto il lungomare è pieno di macchine. Quindi questo è il tuo proposito, il mio era un altro quando l'ho fatto, poi non ci sono più stata, quindi non rispondo di quello che è successo dopo, ma di quello che ho fatto io sì, perché anche chi, siccome non è che ce l'hai avuto, ce li hai solo tu i consulenti, anche noi avevamo delle consulenze che erano quelle milanesi, non quelle di San Terenzo, del nostro vicino di casa. Abbiamo fatto un piano e il piano era che per fasi la pedonalizzazione avvenisse da castello a castello. Quindi se tu fai il Viale della Vittoria all'ingiù, da castello a castello, ce lo scordiamo perché non ce la faremo più. Finisco qua perché non lo so, è inutile dire che cosa ti dico, che non sono d'accordo. Lo sai, cioè ci conosciamo da lunga pezza, quindi abbiamo opinioni diverse. Staremo a vedere il tuo progetto. Già nel fatto che vuoi fare il Viale della Vittoria in discesa non sta bene. Te lo dico già in anticipo, se farai i comitati di frazione, vedremo.